Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi parleremo di tasche, in particolare di due modelli di tasche da arma vera, quindi utilizzabili anche se utilizzate il calibro e amate il calibro, per citare un vecchio video. E andremo a paragonare i due modelli, ovvero Templar Gear e Claw Gear, e vedremo quale dei due è il migliore, perché è meglio scegliere uno, perché è meglio scegliere l'altro, eccetera, eccetera, eccetera. I baffi non mi sono ancora ricresciuti, mi dispiace per voi, vi dovrete prendere baffo da latte Red ancora per un po'. Prima di partire, ovviamente, sigla. Partiamo cercando di capire chi è Claw, chi è Templar, chi fa cosa, chi fa quell'altro. Templar Gear la conoscete sicuramente perché sono anni ormai che proponiamo le sue tasche, i suoi tattici e tante altre robe. Stessa cosa si può dire anche per Claw Gear, che da anni ormai proponiamo sia come mimetiche complete, sia come determinate tasche, determinati accessori per il software. Solo da qualche settimana però Claw Gear si è lanciata a gamba tesa nella produzione di buffetteria per armi vere, per software ovviamente. Con buffetteria intendo tutta la gigantesca e gargantuesca quantità e tipologia di tasche, utility, porta caricatori, porta banane, porta granate, kangaroo pouch, drop down pouch, avete capito, antifana. Ecco che noi ci siamo prontamente abbuffati di questi nuovi prodotti e li abbiamo controllati e ispezionati a vicino. E visto che l'unico altro grande marchio che trattavamo, che produce effettivamente tasche d'arma vera, era Templar, in quanto, come già detto più e più volte, no, non siamo fan di Warrior. No, non ci interessa cosa pensa. Ovviamente c'è la sezione commenti per disquisire del perché e per come, ma non stiamo parlando di Warrior adesso. E quindi adesso siamo finalmente pronti a parlare e paragonare le due cose. Ovviamente Templar è prodotta in Polonia, in questo momento non è proprio una situazione stupenda quella che è la Polonia, però in generale i polacchi, cari amici poloni, sono estremamente bravi nella produzione sia di tasche e resto sia in armi, quindi sono abbastanza ferrati in questo genere di cose. D'altro canto Claw Gear è all'interno di questo mondo dell'attrezzatura militare da tanto tempo e i suoi prodotti sono sempre stati di altissima qualità. Si è spesso concentrata più sul vestiario, più su accessoristica, più che effettive tasche da utilizzare. Infatti siamo stati molto sorpresi da questa sua entrata all'interno del mercato. Avendo capito insomma da dove vengono le due compagnie, io passerei al confronto diretto. Quindi scorreggiamo, perché è un confronto diretto. E non avevamo una tasca Templar multicam, purtroppo ne avevamo solo una con un lavoro davanti. Vabbè, questo non vi interessa, sono però lo stesso tipo di modello di tasca. Questa normalmente si chiama tasca fast perché il fuoco non vuole collaborare, perché non ha laccetti di ritenzione elastici sopra, quindi semplicemente trattiene il caricatore, in questo caso 5.56 o da K47, all'interno della tasca tramite un antiscivolo posto nella parte morbida della tasca e ovviamente agli elastici che la vanno a bloccare grazie a queste due parti di gomma plastica dura laterale. Vi faccio vedere prima Templar, che l'abbiamo già fatta vedere più volte, e poi dopo passiamo a Claw. No, io ti ho detto che era una BMW simil Lamborghini. BMW simil Lamborghini. BMW Irdam. Tasca Templar Gear, come abbiamo detto. C'è da dire che Templar tende ad avere sempre uno stile molto minimal, se devo essere sincero, cosa che è apprezzabile perché tiene un peso basso della tasca in generale del tutto. Ovviamente tagliata al laser, ovviamente con le plastiche laterali che servono a bloccare il caricatore all'interno, veramente ben fatte. Elastici abbastanza normali, clippina qui in fondo standard. Troviamo anche gli attacchi del passante molle dietro, che sono sempre tagliati al laser. C'è da dire una cosa fenomenale su Templar, ovvero che anche se le tasche normalmente tendono ad essere veramente minimal, comprese anche fettuccine di cordura dietro, talmente minimal che sembra che si possano spaccare con l'utilizzo, io che uso tasche Templar da una vita, che ho tattici Templar da una vita, non ho mai rotto niente. A differenza magari di tasche con una bella cordurona come quella di Invader Gear, per esempio, che sì, molto bella, sì, sembra bella dura, ma poi in fin dei conti alla fine si va a sfilacciare, le cuciture non reggono.
Questo invece è un laminato di cordura che tende veramente a resistere tanto tanto tanto, anche quando vengono rovinate, magari a contatto con oggetti che tendono a rovinare in generale i tessuti, se così possiamo definire la cordura, questo veramente non teme. Cosa importantissima della tasca, come dicevo prima, è la presenza di un antiscivolo all'interno, una gomma ruvida che impedisce al caricatore di sfilarsi, in modo tale che anche senza un sistema di ritenzione del caricatore superiore questo rimanga strizzato qui dentro e possa uscire solamente quando lo vado a estrarre io manualmente dalla parte superiore. È comunque una tasca, quindi non mi dilungo troppo, mi premeva che voi la vedeste da vicino in modo tale che il confronto che andremo a fare venga chiaro. Qui abbiamo Templar. È sempre Claw. Qui abbiamo Claw Gear. Lo capiamo perché c'è questo bellissimo loghino dell'artiglio di Claw Gear, perché Claw Gear in inglese mi hanno appena suggerito che vuol dire in effetti artiglio, e quindi Claw Gear, artiglio, ingranaggio, quindi c'è l'artiglio, che sembra poi una C. A primo impatto la tasca sembra un pochino più strutturata rispetto a Templar, quindi ha un pochino più di ghirigori rispetto per l'appunto a Templar. Il materiale è praticamente lo stesso, l'unica differenza è che, come avrete notato, questa sembra più grossa ed è in effetti un pochino più pesante, in quanto la parte di cordura, sempre laser cut ovviamente, esterna, e la parte gommata interna sono un pochino più spesse. Lo si nota guardandola dentro, è un pochino più imbottita. Dovrebbe poter essere un pochino più resistente, cosa che a noi che giochiamo soft air interessa già meno. Chi invece utilizza armi vere probabilmente lo sfrutterebbe già di più. Per noi anzi potrebbe addirittura diventare un lato negativo, perché maggior peso implica più lentezza nei movimenti, eccetera. Trovo che comunque sia una differenza minima, chiaramente magari uno non se ne mette 35 addosso e trova delle tasche leggermente diverse per andare a gestire la cosa. Nota molto positiva sulla parte in plastica esterna, quindi la C che va a tenere insieme sostanzialmente le due parti di cordura laterali. La plastica, come vedete, passa esterna ma passa anche interna, ha due dentini a C che vanno a clippare anche dentro, quindi quando andiamo a stringere il caricatore rimane dentro e rimane bello solido. Ho apprezzato tantissimo questa parte qui, che permette ovviamente all'elastico di fare dentro e fuori, e quando andate effettivamente a tirare giù e stringere quindi la tasca, non è semplicemente un elastico che fa dentro e fuori dal molle. Mi è piaciuto, l'ho apprezzato. Secondo me stilisticamente è più bella di Templar. Funzionalmente dobbiamo ancora provarle, ci vuole del tempo, vanno messe sotto stress, quindi da quel punto di vista lì preferiamo astenerci dal giudicare affrettatamente. Prima di rimetterle di fianco e a paragone, in modo tale che alla luce di queste cose che vi ho fatto notare possiate osservarle da tutti i lati, un lato pseudo negativo comunque che dobbiamo ancora ben capire è che questo tipo di materiale, ovvero il Tacticoat, Tacticoat, che sarebbe copertura tattica, se lo vogliamo definire così, cappotto tattico, se proprio dovessimo andare alla lettera, tende a lungo andare a rovinarsi leggermente e scolorirsi più che rovinarsi nel senso pratico del termine. Questo ovviamente va a inficiare il camouflage della tasca. E un'altra cosa sempre legata a questa è che non possiamo ancora dirlo perché non abbiamo avuto modo di provarle, a differenza di questo materiale, perché avevamo vecchie tasche della Claw, tra l'altro introvabili adesso, è che la parte gommata e plasticata qui dentro che serve a fare grip sul caricatore ci sembra, per quanto bella morbidina, simpatica, non altrettanto resistente come quella di Templar. Ma questa qui è una cosa che solamente il tempo ci potrà dire. Per essere però corretti, devo dire che il caricatore all'interno di queste tasche si blocca, ovviamente non attaccata al tattico, però già stretto il resto nello stesso modo su entrambi, in maniera molto più solida, anche grazie al fatto che tra la plastica interna e la parte in cordura esterna di Tacticoat c'è uno spessorino all'interno che dà alla tasca quel volume un pochino più grande, e si sente proprio che grippa il caricatore nel mezzo, quindi estrarlo e tenerlo dà un feeling diverso. Personalmente, ripeto, l'estetica di questi mi piace nettamente di più, ma adesso ve li metto a confronto così da quel punto di vista lì possiate giudicare da voi. Un'altra cosa che trovo che Claw Gear in realtà faccia meglio è la parte della fettuccina di molle, ovviamente, cioè il pezzo della tasca che va dentro e fuori tra tattico e tasca per bloccarlo. Come vedete, rispetto al modello classico, Claw ha fatto le cose leggermente diverso. La parte infatti che va a bloccare la tasca, quindi la parte che poi va infilata dentro, è questa qui. Questo permette, a differenza di Templar Gear, che una volta che il fuoco dov'è? È
che una volta che la infilate per cavarla via sono bestemmie, che è sì ottimo perché così evitate che la tasca si vada a smollare, però allo stesso tempo se dovete andare a modificare qualcosa sul tattico, e a noi capita spesso, cambiando spesso magari fucile, setup, spostando le tasche, provando cose diverse, è un parto. In questo caso invece è molto più intelligente la cosa. Le linguette Temper sono sì più semplici, però allo stesso tempo avendo questo bordino qui, tirarle via è perpetuare il male per garantire il bene. Te ho dovuto mettere a posto un cinturone qualche tempo fa, non dico nemmeno la quantità di bestemmie necessarie per togliere tutte le tasche e rimetterle. Visto che vi conosco bene, vi dico e vi do un'altra notizia molto interessante, ovvero che, a differenza di Templar, Logear fa anche una linea economica. Se per esempio non voleste spendere cifre esorbitanti per una tasca singola, che ovviamente dovreste andare a prendere almeno tre volte per avere una tripla sul davanti del vostro tattico, potete andare con la linea economica. Economica per modo di dire perché, benché costi ovviamente meno rispetto a una tasca singola, una tripla del genere è veramente ben fatta e vi offre, come funzionalità eccetera 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 a un ottimo prezzo, senza parlare del fatto che ovviamente sia Templar che Claw hanno pattern originali pagati, che significa che questo tipo di multicam è quello proprio da brevetto, è quello che è registrato come multicam, non è una pallida e pavida imitazione dell'originale. Questa è una tripla porta caricatori, è fatta veramente molto bene, tra l'altro a me i loghi Claw Gear piacciono veramente tanto, è molto semplice, sostanzialmente non ha tutte quelle accortezze che aveva l'altra, come vedete ha un tacco con la fettuccina normalissimo, sempre i soliti elastici, l'interno è molto più curato rispetto alle tasche normali, come vedete troviamo la stessa gommatura degli altri, sono comunque leggere, sono morbide, queste non hanno la parte ovviamente in plastica dura delle altre che andrebbe comunque ad aumentare il prezzo, e devo dire che una volta che inseriamo il caricatore, benché, ripeto, questa tasca non sia attaccata a un tattico, quindi non si possa fare proprio un'analisi completa, non si muove, anche così vuota, quindi senza il peso del tattico che la va a tirare, per tirarla fuori bisogna tirare, quindi se per caso vi interessasse vi linko anche questo in descrizione. Se dovessimo proprio paragonare questa tasca tra tante virgolette economiche di Claw Gear con qualcosa, la paragonerei gentilmente, sempre in mezzo alle balle le etichette, con Warrior, sia quasi a parità di prezzo che come caratteristiche. Vi faccio vedere la Warrior da vicino e la prima cosa che salta all'occhio è il fatto che le tasche sono molto più floppe, sono molto meno resistenti rispetto a quelle di Claw Gear. Un'altra cosa importante è che, per quanto probabilmente la cordura e quasi tutto il resto, fatta eccezione per il taglio degli elastici dietro, che è una cosa che mi è sempre stata molto sulle balle, ovvero fatta abbastanza malino, a differenza di Claw Gear, che almeno gli ha dato una bruciacchiatura ed evitano di andarsi a sfilacciare, è il fatto che, come tutti i prodotti Claw Gear, oltre ad essere standard nato, Warrior è con trattamento anti-UV, sostanzialmente non va a riflettere la luce del sole. Perché e per come non sto qua a spiegarlo. Le tasche devono essere a bassa visibilità, quindi se riflettono la luce vi vedono. Mentre Claw Gear invece ha un vantaggio essenziale, che non solo non riflette la luce, questo in generale, quindi non solo quella UV, ma anche per esempio quella di una torcia. In più non riflette nemmeno la luce IR, che è quella prodotta dai sistemi di illuminazione per visore notturno, quindi non solo ha una protezione maggiore, ma è anche fatta meglio, detta così. Quindi qui per me vince a mani basse contro Warrior, questo non temo di dirlo, ho già paura per la sezione commenti. Qui abbiamo due tasche portaradio, sono in realtà molto diverse come funzionamento, una è un universale di Templar Gear, che invertirò così abbiamo sempre tempo da una parte e Claw dall'altra, quindi questa è l'universale Templar Gear, può essere andata a regolare in vari modi, mentre questa invece è la versione per radio piccola di Claw. Faccio vedere Templar da vicino e poi Claw. Sostanzialmente si può andare ad aprire in vari modi, si può andare ad allargare perché è sostanzialmente composta da pezzi di cordura con attacchi velcro che si possono andare ad aprire in tutti i modi che vogliamo, in modo tale da poterci far star dentro tutte le radio del mondo. Ha il buco ovviamente per l'antenna superiore, in modo tale che si possa mettere la radio con l'antenna che passa sopra, perché altrimenti andremo a sformare la tasca. Parte dietro con cordura normale, le ho sempre usate, le ho sempre trovate abbastanza comode. Noi ci mettiamo dentro le G9, le G7, perché non anche il G8 a questo punto. Senza infamia, senza lode, molto semplice con lo stile di Templar. Se guardiamo invece a Claw Gear notiamo una differenza sostanziale, sia nel funzionamento proprio della tasca che per come essa è stata pensata. Partiamo dal presupposto che c'è un sistema superiore elasticizzato,
che ricordano vagamente le tasche Claw Gear col sistema Backward Flap che avevamo recensito un tot di tempo fa. Sempre l'ughino Claw Gear, sempre con uno stile che personalmente trovo estremamente accattivante, la possibilità di andarla a regolare ovviamente grazie all'elastichino che sta sempre sotto, che viene comunque bloccato con il suo blocco, quindi evita di andarsi a sfilacciare l'elastico, una cosa abbastanza importante. Sempre col suo sistema e col suo tipo di cordura, col Tactic Coat, apprezzabile. Ovviamente è meno regolabile e un pochino più contenitiva nelle opzioni rispetto a Templar, che invece era una versione diciamo un pochino più universale, come suggerisce il nome. Rimane una tasca molto carina, le volevamo mettere a paragone per far vedere anche proprio come lavora Templar rispetto a Claw e Claw rispetto a Templar. In conclusione abbiamo pensato di fare questo paragone ulteriore. Queste due tasche, quella nera che ho in mano sempre sulla destra, vostra sinistra, è una Templar Gear, mentre questa che ho sulla mia sinistra, vostra destra, è invece una Claw. Queste due tasche hanno lo stesso tipo di funzionamento, sono fatte nello stesso modo, ma dicendolo e senza girarci troppo intorno, Claw Gear è fatta meglio. Non in maniera netta, non con uno stacco incredibile, però mostra proprio come Claw Gear faccia le cose con più attenzione rispetto a Templar, con un pochino più di dettagli in generale. Senza andare a ripetere cose che abbiamo già detto, e questa comunque è una tripla, ovviamente non la posso staccare perché è direttamente attaccata al pannello, ma non importa, prendetele come tasche singole. Prima di tutto notiamo, e noterete anche voi, che con la luce questi inserti in plastica diventano molto più visibili rispetto al resto della tasca. Questo per esempio è una cosa che non andrebbe proprio benissimo, perché vi aiuta a farvi vedere per l'appunto, ed è una caratteristica che diciamo non troviamo in Claw Gear, mentre in Templar l'hanno decisa di lasciare. Un'altra cosa che mi ha dato abbastanza fastidio e che invece Claw giustamente ha implementato è che non possiamo andare a regolare gli elastici qua sopra. Non ce n'è bisogno nella maggior parte dei casi, in quanto sono fatte per il 5,56, quindi il caricatore normale ci entra dentro senza problemi. Se però per esempio si volesse utilizzare un caricatore più grande, si volesse un caricatore aumentato o altre cose, ovviamente si andrebbero a palesare dei problemi con l'estrazione. Le troviamo molto più tonde rispetto a Claw, che vi farò vedere a breve. Questo perché è probabilmente un pezzettino di plastica fatto a semicerchio che poi è stato bloccato con la cordura. Il caricatore ci sta dentro, però si sente che ballonchiola, diciamo, perché la tasca non è proprio perfetta. E non vorrei che sembrasse che stiamo diciamo rivalutando Templar Gear, ma visto che stiamo parlando di due marchi che fanno tasche vere, ovviamente dobbiamo essere molto più critici rispetto alla stragrande maggioranza degli altri marchi che trattiamo, quindi stiamo cercando di essere veramente il più rompicoglioni possibile. Rimangono tasche fenomenali, io stesso le ho le versioni singole sul mio Templar. Se però adesso, come faremo, andiamo a paragonarle a Claw, in questo caso le differenze si notano. Togliamoci subito il dente, notiamo che gli attacchi della tasca sono fatti col sistema che abbiamo visto prima. Io trovo che sia un sistema geniale, devo trovare il modo di farle, metterle a fuoco, non far vedere le etichette, non poi dovrò bestemmiare. Devo dire che per me sono fenomenali, sia per il fatto che abbiano la parte in gomma antiscivolo dentro e invece il colore multicam fuori, vabbè, non mi ripeto. In generale la tasca ha una cura più alta, notiamo che non si vede la parte di plastica interna, la sagomatura è quadrata, lo vedete proprio qui dentro. Rispetto a Templar è quadrata, questo perché non è semplicemente un pezzo di plastica piegato e tenuto in posizione dalla cordura esterna, ma vediamo proprio che sono tre pezzi di plastica diversi, due messi di qua e uno di qua. Uso il termine plastica, chiaro è che non è la plastica delle bottiglie, ovviamente. Parte superiore anch'essa molto curata, se guardate attentamente sembra un piccolo pene, e ovviamente possiamo andare a regolare il tutto grazie al sistema di ritenzione inferiore. Se dovessimo trovare un difetto, troviamo questo laccio estremamente lungo, fin troppo personalmente, sono abbastanza sicuro che ci sia il modo di o accorciarlo letteralmente andandolo a tagliare o forse incastrandolo dietro. In ogni caso è abbastanza fastidioso, io l'avrei accorciato, anche perché non capisco cosa dovrebbe servirmi, anche perché cosa ci metto dentro, un lanciarazzi non penso. Sempre parlando di estetica, parlando di quella che ormai definiamo moda militare, se così vogliamo dire, troviamo scritto qua dietro i calibri a cui la tasca è compatibile. Di ottimo gusto.
busto è comunque nella parte posteriore della tasca, quindi non va a inficiare in nessun modo l'estetica frontale e il mimetismo frontale. E infine troviamo ovviamente AR15 lì di fianco e il marchio lì. Non penso sia necessario dilungarmi ulteriormente sulle differenze tra le due. Ovviamente Claw Gear è fatta meglio, con più dettagli, con più cura se vogliamo. In generale sono entrambe però tasche estremamente ottime. Non mi sto a dilungare ulteriormente, come vedete in questo caso penso che Claw Gear faccia le cose in maniera leggermente più curata rispetto a Templar, anche da un punto di vista dell'estetica. Giustamente mi potete venire a dire che l'estetica non è così rilevante, soprattutto in contesti veri. La comodità lo è sì, quindi entrambe le tasche hanno dei pro e dei contro. Passiamo alle conclusioni finali. Per correttezza, prima di lasciarci completamente alle conclusioni finali, dico un'ultima cosa. È importante per andare a capire appieno queste conclusioni finali che Claw Gear ha avuto modo di guardare tutti gli altri brand sul mercato, tutte quelle persone che producevano ovviamente tasche da arma vera e capire, diciamo, dove erano gli errori di tutti quanti e andarli a modificare appieno. Quindi questa è una cosa importante da tenere a mente. Loro hanno guardato gli altri e hanno detto: questa è una roba che è fatta male, adesso la metto a posto. In conclusione sarò molto breve. Personalmente trovo che Claw Gear, per quanto sia costoso come brand, riesca e faccia le cose in maniera un pochino superiore rispetto quasi a tutti. L'unico che effettivamente tiene testa a questa tasca è Templar Gear, che in effetti è stata ed è tuttora una delle migliori marche sul mercato. Non abbiamo preso in considerazione, a parte Warrior per citarlo, né Tasmanian Tiger né altri di questi brand famosi, perché non avrebbero e non potrebbero in ogni caso tenere testa a tasche di questo livello, perché parlandoci chiaro, comodità, funzionalità e se vogliamo anche estetica di queste ultime, ovvero delle tasche Claw Gear, è impareggiabile. Ovviamente possiamo discuterne nei commenti, ovviamente io ho parlato un pochino veloce, vi sto dando delle conclusioni finali altrettanto veloci perché in effetti voglio sapere cosa ne pensate voi. Importante per chiudere questa cosa è: sono opinioni mie personali, sono opinioni di robe che ho provato io, personalmente trovo queste cose qui, non dobbiamo tutti essere d'accordo, c'è la sezione commenti nuovamente per discuterne in maniera civile tutti insieme e per scambiare le nostre opinioni. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi invito, ripeto, a lasciare dei commenti e parlarne insieme, vi ricordo che trovate il link del Monopoly Software in descrizione delle tasche di cui ho parlato e quindi andate a darci un occhio. Veniteci a seguire anche su Instagram che pubblichiamo una marea di contenuto e soprattutto fate un salto dal Monopoly Software, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di fare questi incredibili video. Qui da Red è tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con noi e come al solito, stay hungry!